Un'intera generazione di appassionati di calcio è cresciuta con la sua splendida voce, che dalla TV si espandeva nelle case degli italiani incollati di fronte al teleschermo in occasione degli eventi calcistici più importanti della nostra storia. Stiamo parlando di Bruno Pizzul, nato a Udine l'8 marzo del 1938. Il suo amore per il calcio non nasce solo come giornalista sportivo e poi telecronista, bensì anche come calciatore. Pizzul, infatti, nel ruolo di difensore centrocampista, ha giocato alcune stagioni come giocatore professionista, prima di interrompere la sua attività per un infortunio al ginocchio. Diventato giornalista, ha seguito il calcio per la Rai, in cui è entrato nel 1969. Pizzul nel 1986, in occasione dei Mondiali del Messico, sostituisce Martellini nelle telecronache delle partite della nazionale italiana. Da quel momento è sempre stato la voce ufficiale nelle gare degli azzurri per ben 5 mondiali, 4 campionati europei e ovviamente tutte le gare di qualificazione. Un amore e una passione per il lavoro espresso sempre con entusiasmo e massimo rispetto, e pensare che l'inizio della sua attività non è stato dei più semplici. Era una partita di spareggio per accedere alle finali di Coppa Italia tra Bologna e Juventus, che si giocava a Como. Io ero stato assunto dalla Rai da qualche giorno e mi mandarono a fare la telecronaca di quella partita, per me naturalmente un momento particolarissimo, anche con un pizzico di buona emozione. Ma mentre stavo per imbarcarmi passava di lì Beppe Viola, più che un collega, un fratello, no? E lui mi disse: ma dove vai? A Como. A far cosa? A fare la telecronaca? Ma se giocano alle 3 del pomeriggio. A Como, in mezz'ora arriviamo, ti accompagno io. Andammo a mangiare con calma, tranquillità, poi andammo verso Como, solo che tutta la Brianza era mobilitata per andare, tifosi juventini da sempre, e arrivavamo con un quarto d'ora di ritardo a fare. Fortunatamente allora le partite andavano in onda in differita, quindi quel quarto d'ora iniziale in cui mancava la mia voce la coprì a posteriori, ma non fu un debutto particolarmente lusinghiero agli occhi dei miei capi della Rai di allora. Molto bello, gentili signore e signori, da Bruno Pizzul, il mio cordiale buonasera.